La fotografia è sempre stata un ecosistema composto da una serie di elementi, tutti elementi che concorrono a raggiungere il massimo della qualità finale. Ai tempi della fotografia analogica avevamo la fotocamera, l'obiettivo, la pellicola e quindi la camera oscura con l'ingranditore e i vari componenti chimici. Con l'arrivo del digitale abbiamo sempre un ecosistema, però alcuni componenti sono cambiati. Rimane ovviamente la fotocamera, gli obiettivi, il sensore al posto della pellicola e quindi i programmi e il monitor. Tutti questi elementi devono essere allo stesso livello per arrivare alla fine a un prodotto di buona qualità. È inutile infatti spendere migliaia e migliaia di euro per una super camera e anche un super obiettivo e poi gestire i file prodotti da questa attrezzatura su un monitor che non è di qualità. Noi abbiamo provato il BenQ SV320, che è questo che vedete alle mie spalle. È un monitor da 31,5 pollici, 16 noni di formato con risoluzione 4K UHD. È un monitor che, come vedremo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il monitor viene fornito con le palpebre, che sono in pratica questa struttura che vediamo attorno allo schermo che permette di evitare i riflessi mentre lavoriamo. Sul retro del monitor abbiamo le varie connessioni. Da questa parte c'è l'ingresso per il joystick, qui abbiamo l'ingresso HDMI, due porte display, la mini e la normale, l'attacco per le cuffie e un USB 3.0. Da questa parte abbiamo l'ingresso per le schede SD e qui abbiamo due altre porte USB. Sul retro a sinistra c'è l'ingresso per l'alimentazione. Una cosa molto importante prima di iniziare a lavorare con un monitor è la calibrazione. Noi abbiamo usato il sistema della X-Rite. La buona qualità del monitor la possiamo vedere in questa immagine dove si ha un'elevata gamma dinamica che si va dalle alte luci al bianco nella parte in alto fino al nero del vestito dove si vedono tutti i particolari. Ovviamente voi state guardando un video e sicuramente c'è una perdita di qualità, ma quello che si vede a monitor è veramente una qualità molto molto elevata. E adesso iniziamo a entrare nel dettaglio e guardiamo ad esempio il menu che ci viene offerto dal monitor. Il menu può essere attivato agendo direttamente sui tasti che sono in basso a destra oppure utilizzando l'oggetto che ho in mano, che è un hotkey pack, in pratica una sorta di joystick con le varie funzionalità che possono essere anche personalizzate in base alle nostre esigenze. Entriamo nel menu col nostro joystick. Appare la tendina con le varie funzionalità, entriamo nel primo menu, che è quello dedicato allo spazio colore. Qui abbiamo la possibilità di gestire i vari spazi colore, dal bianco e nero all'Adobe RGB e successivamente tutti gli altri. C'è anche la possibilità di effettuare ulteriori calibrazioni e anche delle personalizzazioni. Il secondo menu è quello relativo alla luminosità. Sempre con il joystick noi possiamo aumentarla e diminuirla. Passiamo quindi all'ultimo menu. Qui ci sono le varie modalità anche di utilizzo. Abbiamo ad esempio il menu per il display, quindi l'input attraverso l'HDMI, il display port e il mini display port, oppure decidere il formato dello schermo, se intero, proporzioni o 1:1. La seconda voce di questo menu è la regolazione del colore. Qui abbiamo come prima la regolazione dei vari spazi in colore. Dopodiché possiamo intervenire sulla luminosità, sul contrasto, la nitidezza, dopodiché anche temperatura, colore, gamma colore, tonalità, eccetera. È importante indicare che questo monitor ci offre la possibilità di avere un gamut del 99% con le funzionalità di Adobe RGB.
Altra funzione interessante di questo monitor è la possibilità di inserire i PIP e i PVB. In pratica, con i PIP creiamo un'immagine che può essere posizionata nelle varie parti dello schermo, sia in orizzontale che in verticale. Possiamo decidere la gamma colore e le varie temperature colore e anche le dimensioni, oppure passare alla seconda modalità che è il PPP, il Picture by Picture. Questo è il menu del Picture by Picture, quindi abbiamo la possibilità di gestire due finestre con differenti spazi colore, i vari spazi colore come Adobe RGB e Super RGB oppure gli altri che sono disponibili, la gamma, la temperatura colore, il contrasto e la nitidezza. Questo è il menu relativo al PIP, quindi abbiamo la possibilità di vedere l'origine del PIP, HDMI in questo caso, decidere le dimensioni del picture in picture, che possono essere medie, grandi oppure piccole. Possiamo gestire la posizione del PIP in orizzontale, come vediamo si muove nello schermo in orizzontale. Oppure gestire la posizione in verticale e anche qui vedremo il PIP che si muove verso l'alto o verso il basso. La gamma colore, in questo caso Adobe RGB. La gamma, e qui abbiamo le diverse posizioni. La temperatura colore. 6500 gradi Kelvin, 5000 o 9300. Il contrasto. E la nitidezza. Questo è l'ultimo menu relativo alle requisiti, diciamo, di sistema, quindi la lingua, il promemoria calibrazione, la luminosità del tasto, l'audio e anche le varie possibilità di personalizzare i tasti e avere quindi un controllo maggiore sulle varie funzionalità. Le informazioni relative al monitor e anche ovviamente il reimposta tutto per tornare alle origini.